La pillola dell'Usenis che proponi con questa pièce che ci tiene incollati 24 ore al giorno è un'allusione a internet? C'è dentro tutto, c'è la nostra civiltà odierna della performance e della presenza sociale. Mentre una volta esistevi solo se eri in televisione, adesso esisti solo se sei sociale. Vuole essere una metafora di una panacea peggiore dei mali che dovrebbe curare? Questa pillola va incontro a un'esigenza, non è un rimedio, è un desiderio, è il desiderio attuale dell'esistenza figurata, dove tutto è virtuale, dove se tu vedi una persona non assomiglierà mai alle sue foto di Instagram. Frequenti abitualmente la rete e hai un tuo blog. Sei per caso tentato di fare politica? Tu fai questo nesso tra rete, blog e politica. Non è automatica la cosa, perché qui stiamo parlando di un individuo geniale, che si chiama Beppe Grillo. Lui ha inventato questo tipo di connessione. Adesso tutti gli altri cercano di inseguirlo. Quindi, no, non posso fare politica perché non sono Beppe Grillo. Non ho quella forma di intelligenza. Qualcuno ti ha paragonato a un guru nichilista. Perché tanto pessimismo? I guru sono quelli che hanno le risposte. Sono quelli che nascondono i dubbi sotto il tappeto e più dubbi hanno e più parlano a voce alta e meno credono in ciò che dicono e più si circondano di gente. No, non mi sento nichilista, io sono pessimista. Ma passiamo a cose più leggere. Tu sei un ospite abitudinale del Teatro Accademia e partecipi ai suoi riti. Come ad esempio la cena dopo teatro da Lino. Quali sono le tue considerazioni su questo ponte fa teatro e banchetto conviviale? Allora, a me piace il convivio, quindi mi piace vivere con le persone. E spesso nei ristoranti si trovano persone simpatiche. Dal camerino delle rondini del Teatro Accademia, un saluto a Natalino Balasso. Keep our business to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. I don't want you to.